Ma questa rosa, secondo me, sarebbe una grande base e andrebbe rinforzata, secondo me, con caratteristiche che ad oggi mancano. Mi riferisco a quello che ho detto in precedenza. Davanti sicuramente servirebbe un attaccante anche che riesce a far reparto, forte nel gioco aereo, anche per giocare con o anche con Bernardotto o da solo. E poi secondo me dei centrocampisti un po' diversi rispetto a quelli che avevamo, ma le partite più brutte che abbiamo fatto secondo me sono state Montevarchi all'andata, poi vabbè al di là di quel momento in quel mese di dicembre dove secondo me a livello mentale hanno inciso tantissimo. E dove io non sono stato bravo a isolare il gruppo da tutto ciò che ci stava accadendo, e quindi eravamo veramente fragili sul campo e al primo schiaffo non riuscivamo mai a reagire. Questo è successo con l'Ancona in casa, a Reggio. E poi nel girone di ritorno, secondo me, la partita più passiva che abbiamo fatto è stata Imola, anche se poi è venuto fuori un risultato 1-0 al 94esimo, però sul campo la squadra non mi era piaciuta, mi era piaciuta addirittura meno rispetto alla partita persa in casa con il Montevarchi, dove secondo me sì, abbiamo perso, abbiamo rischiato anche di prendere un paio di gol, però la reazione sul campo l'avevamo provata a fare. Quest'anno ho apprezzato il lavoro di tantissimi allenatori, nel senso nella mia parentesi a Gubbio mi era piaciuta la Reggiana di Alvini, che tra l'altro è un amico. Ma come quest'anno penso che Colavito a Ancona, Mammalotti a Montevarchi e anche Viali a Cesena per lunghi tratti abbiano, chi in un modo, chi in un altro, abbiano fatto un bellissimo lavoro. Sono in scadenza di contratto, è chiaro che prima si deve risolvere le questioni societarie per poi rimettersi a sedere e parlare e discutere di quelli che possono essere i programmi. Detto questo, con la proprietà, appena dopo poco che si era insediata, io mi ero già messo seduto e avevamo già trovato l'accordo per continuare insieme. Poi ora lo avete spiegato più volte, insomma, anche prima. Chiaro che prima ora ci sono cose ben più importanti che dell'aspetto tecnico da risolvere. Sinceramente, qualche attestato di stima l'ho avuto, ma non si parla di. Sono solamente sondaggi o complimenti o cose così, anche perché ancora il mercato non è nemmeno in una fase embrionale.